cotti dentro al forno. Venite accanto a me, cari cartoni, e insieme diamo inizio ai nostri corpi. Incominciamo con slancio e cortesia a salutare la bella compagnia. Salutiamo Dio Padre Creatore e il suo figliolo, il nostro Salvatore. Pur lo Spirito Santo salutiamo e Santa Trinità li veneriamo. Salutiamo Giuseppe e Maria pure e salutiamo la loro creatura. Nella stalla troviamo asini e bue e conviene salutarli tutti e due. Sole e luna è pur giusto salutare che splendono sui fiumi e sopra il mare. Su prati, boschi e tutta la campagna e salutiamo la pioggia e li bagna. Facciamo riverenza al re che regge la sua corona in capo e detta legge. E a tutti questi amabili signori che vogliono ascoltare i nostri cori. Mentre è pur giusto che un saluto vada ai cavalieri e alla loro spada. Dunque porgiamo i nostri complimenti a tutti quanti sono qui presenti. Salutiamo ogni pianta ed ogni fiore ai quali Dio donò forma e colore. E le radici pure salutiamo che stanno nel terreno e non vediamo. Ora leviamo lo sguardo tutti insieme che salutare la stella ci conviene. Salutiamo il bastone ripiegato che a reggere la stella è destinato. Salutiamo le assicelle ben congiunte che messe insieme fanno tante punte e che poi con un colpo all'improvviso portano la stella quasi in paradiso. E quindi, cari, avete ben capito che il saluto alla stella è ormai finito. Il maestro di canto salutiamo col suo cappello che laggiù vediamo e il maestro di scuola, vostro e mio, che ci ha insegnato come vuole il Dio. E qui, miei cari, avete ben capito che coi nostri saluti abbiamo finito. Alla critica vostra pure io mi presento, augurando che il buon Dio conceda a tutti voi che qui sedete di godere con noi 2 ore lieve. Onorati signori, dame belle, e voi pure, gentili damigelle, vi prego, abbiate tutti la pazienza di guardare e ascoltare con clemenza. Quello che stiamo per presentare a voi, inventato non fu certo da noi, né da qualche pagano immaginato, ma negli scritti santi sta segnato. È la Natività di Dio Signore venuta a farsi nostro Salvatore. E se desiderate udire bene, state zitti e quieti, vi conviene. Yeah.
te nascerà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e in eterno regnerà sul popolo suo. Come potrà avvenire questo se non conosco uomo? Io che ti parlo sono l'angelo Gabriele. La potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Perciò il fanciullo che nascerà da te sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, pur nella sua vecchiaia avrà un figlio, perché niente è impossibile a Dio. Ecco l'ancella del Signore, che avvenga di me, secondo la tua parola. Solo il Signore ci potrà aiutare. Oh
facciamoci coraggio. Portiamo il bue con noi nel nostro viaggio verso Betlemme. Là ci censiremo ed a venderlo forse riusciremo. In città ci deve essere molta gente che ci può dare un prezzo conveniente. Ma senza bue, se non sarà peggio ancora. Tu sai che è forte e per noi lavora. Altro sostegno non abbiamo, Maria. Come faremo se lo diamo via? Della sinistra ci possiamo privare, che tanti pesi non li può portare. Guidalo tu, Maria. Io condurrò il bue e accanto a te camminerò. Dovremo passare fuori la nottata. Oh Giuseppe, non correre, ti prego. Il mio passo è pesante e non ti seguo. C'è tanto ghiaccio e terra da tenere di perdere l'equilibrio e di cadere. Ho le membra gelate e intirizzite e le mie forze sono ormai finite. Saremo giunti. Chiederemo dei panni caldi e ci ristoreremo. Siamo in città, Maria, non mi sbagliamo. Ecco l'albergo di cui ti parlavo. Dio ti protegga, amico mio Rufino. Eccoci qui, sfiniti dal cammino. Ci puoi dare una stanza? Siamo gelati. La pioggia e il vento ci hanno tormentati. È una brutta stagione per viaggiare e non vedevo l'ora di arrivare. Cerca da un'altra parte, amico mio. Qui non c'è posto, come è vero Dio.
stanze grandi e piccine, belle e brutte, in verità sono occupate tutte. Quando un oste importante ha ben diritto di fare quel che torna a suo profitto. Non so a chi posso chiedere un aiuto, ma non mi voglio ancora essere. Ci sono tante porte da bussare, a quella più vicina tenterò. Di un riparo qualunque chiederò. Certi sconosciuti che non si sa da dove siamo venuti, o dei clienti ricchi ed importanti che paga meglio di voi mendicanti. Girate al largo, svegli, andate via, non state a disturbare a casa mia. Dio voglia risparmiarci l'occasione. Sopportare un'altra unità.